il ruolo delle politiche attive del lavoro nel ridurre il mismatch tra domanda e offerta di competenze. E questo è il grande tema affrontato nel corso dell'incontro del 9 novembre a Roma tra i rappresentanti delle sette economie più sviluppate del pianeta. Seguito ideale del meeting di Torino del 29 e 30 settembre scorsi, gli esperti sono arrovellati su una delle questioni più dibattute di questo inizio millennio: il disallineamento tra i profili professionali forgiati dal sistema di istruzione e formazione e le competenze richieste dal mercato del lavoro. Quattro i punti cruciali su cui avviare lo scambio di conoscenze e buone pratiche. Noi abbiamo identificato tre ambiti nei quali occorrerebbe approfondire il dibattito che noi riteniamo possano essere cruciali per iniziare un proficuo scambio di informazioni di pratiche. La prima questione riguarda la capacità istituzionale di identificare le necessità dei datori di lavoro e quindi vi chiedo gentilmente di condividere informazioni riguardo gli strumenti utilizzati all'interno dei vostri paesi per identificare le necessità dei datori di lavoro. Inoltre vorremmo esplorare ulteriormente la questione relativa al consolidamento delle politiche del lavoro e che devono essere approvate dai lavoratori e dai datori di lavoro. Per questo abbiamo invitato i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, che ringrazio calorosamente per aver accettato l'invito a questo incontro. Un altro punto cruciale: qual è il livello di digitalizzazione degli strumenti e valutate regolarmente l'efficacia della vostra metodologia per l'identificazione delle competenze necessarie? In seguito, ho un'altra domanda fondamentale. Qual è la capacità di unire la domanda e l'offerta di lavoro per ridurre questo divario? Cioè, come possiamo utilizzare le informazioni relative alle necessità dei datori di lavoro per configurare delle politiche di lavoro e di istruzione efficaci nel nostro paese? La terza questione è legata alle politiche attive del lavoro. Giace nella domanda seguente: quali sono le politiche più efficaci per aiutare i richiedenti lavoro a migliorare e sintonizzare le proprie capacità per andare incontro alle necessità dei datori di lavoro? Infine, un altro aspetto sul quale vorrei attirare la vostra attenzione: ritenete che la nostra conoscenza sulla domanda e richiesta di competenze possa aiutare la mobilità internazionale dei lavoratori? Quindi vorrei lanciare un dibattito. Una sfida politica importante per evitare derive sociali estremamente pericolose. Creare opportunità formative e quindi di lavoro è indispensabile per garantire l'equilibrio delle moderne democrazie ed affrontare un futuro ricco di incognite. Il punto è però che queste informazioni contengono molti svantaggi. In realtà dobbiamo capire quali sono le competenze più richieste. Abbiamo bisogno di prove in questo senso. Bisogna capire dove ci sono le lacune e dove ci sono i surplus, quindi i dati devono essere oggettivi. Questo è un punto, perché i dati disponibili sono molto soggettivi, non sono totalmente affidabili. Quindi l'OCSE ha sviluppato questo strumento che si chiama Skills for Jobs Database, nel quale cerchiamo di utilizzare degli hard data, quindi età, qualifiche, lavoro, per capire se ci sono delle occupazioni in più o in meno. Cerchiamo i lavoratori sottoqualificati, cerchiamo di costruire una carta in modo da costruire dei programmi scolastici adeguati, in modo che possiamo capire veramente quali siano le competenze da migliorare. Ma vediamo che l'interazione fra domanda e offerta
crescita è tale che c'è un livello crescente di conseguimento delle qualifiche ovunque nel mondo, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Il mercato del lavoro assorbe maggiori qualifiche ad alto livello e quindi c'è il cosiddetto crowding out, cioè un effetto che è molto importante per i servizi pubblici per l'occupazione, perché rappresentano uno svantaggio nel mercato del lavoro. Che cosa possiamo fare quindi? Ho già parlato anche della qualifiche di core work. Si tratta di qualifiche non solo soft, ma anche qualifiche trasferibili da occupazione a occupazione e anche da settore a settore. Poi le qualifiche di fondazione sono fondamentali perché se c'è un buon livello di istruzione, buone qualifiche in termini di conoscenze individuali fornite attraverso una formazione iniziale, questa è una base per la formazione continua del futuro. Senza questa riqualificazione è molto importante, e questo nei servizi pubblici lo conoscete bene come problema. Analizzare le tendenze dei mercati non soltanto nel breve ma anche nel medio e nel lungo periodo ed investire in know-how, disinnescando le due trappole agli antipodi dello spettro, la over-education e l'underskilling, diviene perciò il nuovo mantra dei paesi più sviluppati. D'altronde, come ammonisce un proverbio cinese, quando soffiano i venti di cambiamento, alcuni cercano riparo, altri i mulini a vento. Esaminiamo il quadro nazionale, che è molto disomogeneo. Il tasso di disoccupazione è del 6,2% in media nel paese, però ci sono dei quadri molto diversi a seconda della zona geografica: 3,1% sulla costa pacifica, mentre nella costa atlantica Newfoundland 16%, e quindi storie molto diverse relative alla fornitura e la richiesta di competenza. Alcune questioni sono strutturali: la ruralità, lavori stagionali, bisogna tener conto delle diversità nel ciclo economico, probabilmente le difficoltà in passato la situazione migliore era nel Midwest, nel Saskatchewan, con l'aumento nel mercato energetico, e la situazione più difficile nel Foundland, nella regione atlantica. Quindi occorre tener conto del disallineamento tra le competenze che cerchiamo di colmare. Vorrei mostrarvi anche la disponibilità di posti di lavoro. Abbiamo aggiunto un nuovo sondaggio rispetto a quelli sulla disoccupazione, viene pubblicato trimestre per trimestre e misura le mancanze di competenze, le mancanze, i lavori non coperti, e ci aiuta ad analizzare meglio i dati settore per settore, quindi c'è molta variabilità settore per settore all'interno del paese. Allora, in Canada noi abbiamo delle sfide persistenti per quanto riguarda i gruppi sottorappresentati. Abbiamo una mancanza del mercato del lavoro, della partecipazione del 60% in alcuni gruppi etnici, e soprattutto gli indigeni, che vedete il tasso è molto eterogeneo riguardo coloro che vivono all'interno delle riserve, 70% per coloro che vivono all'interno delle riserve, e quindi questa è una sfida molto profonda per il paese, quindi stiamo cercando di migliorare le competenze degli indigeni, e abbiamo visto anche i nuovi immigrati con basse competenze oppure con disabilità. Questi sono gli ambiti nei quali bisogna migliorare le competenze, dobbiamo investire per alzare l'asticella. Nel Regno Unito abbiamo una separazione fra qualifiche e servizi di occupazione pubblici, quindi servizi pensionistici, neonatale, con vari dipartimenti che si occupano delle qualifiche in termini di persone delle varie fasce d'età o anche qualifiche della vita adulta, e questo
rende l'organizzazione istituzionale diversa. L'aspetto, il secondo aspetto contestuale che è importante riguarda proprio i nostri servizi di occupazione pubblica, che riguardano la parte più bassa del mercato del lavoro. Quindi generalmente persone che hanno difficoltà a trovare posti di lavoro sono quelli che sono più aiutati. Questo è un esempio, c'è un esempio di uno studio in cui ci sono le richieste di sussidi di disoccupazione, di indennità di disoccupazione con basse qualifiche anche nella conoscenza dell'inglese. Generalmente sono queste le fasce della popolazione su cui si interviene. Abbiamo un mercato molto aperto e delle statistiche molto positive riguardo le nuove opportunità di lavoro, anzi abbiamo un numero di opportunità di lavoro superiore ai richiedenti lavoro, è davvero un quadro inedito. Quindi ritengo che la situazione del mercato del lavoro giapponese sia davvero positiva in questo momento, tuttavia dobbiamo affrontare molti problemi dietro questo quadro roseo. Il nostro paese sta vivendo un abbassamento numerico della forza lavoro e abbiamo il problema dell'invecchiamento della popolazione. Pertanto noi abbiamo già visto una diminuzione della forza lavoro generale e una diminuzione generale della popolazione, e la percentuale di persone anziane over 65 è circa 30%, pertanto dobbiamo sostenere queste persone fornendo loro delle opportunità, tenendo conto dell'invecchiamento della popolazione. Nelle circostanze attuali non consideriamo l'innovazione tecnologica una minaccia per la nostra economia, però riteniamo che sia un'opportunità per risolvere alcuni problemi legati ai mutamenti demografici, migliorando la produttività, migliorando i sistemi attuali e per proporre in maniera più efficace posti di lavoro. Però dobbiamo anche migliorare il sistema di corrispondenza tra competenze e offerte tramite delle politiche pubbliche. Abbiamo circa 1 milione di disoccupati in questo momento nel paese del Sol Levante e dobbiamo inserire queste persone nel mercato del lavoro, perché molti datori del lavoro non riescono a trovare la persona giusta e sono disposti anche ad assumere. Questo è il quadro generale del mercato del lavoro giapponese.